Ciao ragazzi, anche oggi facciamo 5 minuti di tecnica, però su un esercizio di livello avanzato. Pensa che palle! Lo ritengo di livello avanzato perché mettiamo assieme 3 tecniche differenti nello stesso esercizio. A livello avanzato perché io do per scontato che tu conosca in maniera buona la tecnica dell'alternate picking, la tecnica del legato e la tecnica del palm muting. Ma non si può fare 3 esercizi diversi invece che tutto assieme? Lo scopo dell'esercizio è proprio quello di conoscere e portare a un livello di sicurezza molto alto tutte le tecniche principali per poterle miscelare in un brano, in un assolo o in qualunque altra composizione che ci passi per la testa. E quindi perché non farlo quando ci esercitiamo? Cioè lo studio della tecnica non serve per andare a una velocità pazzesca. Prepararsi alla velocità luce! No, la velocità luce è troppo lenta. La velocità luce è troppo lenta? Sì, dobbiamo passare direttamente alla velocità smodata. Lo studio della tecnica serve per darti la sicurezza su ogni canzone o ogni assolo, ogni musica su cui tu voglia lavorare. Infine, mi dispiace deluderti, ma anche questa volta lavoriamo sulla scala di Do maggiore. Yeah! Allora, nella prima parte suoniamo la scala maggiore col palm muting in questa maniera. Se hai notato, a parte la prima corda che suoniamo, quindi la quinta corda dove suoniamo Do, Re e Mi, e l'ultima corda, quindi la corda di Mi cantino dove suoniamo La, Si e Do, le altre 3 corde vengono suonate 2 volte. Al ritorno scendiamo sulla stessa diteggiatura, però cambiamo leggermente l'ordine delle note e il numero delle note. Un piccolo dettaglio che è una cosa mia personale. A me viene più semplice cominciare a plettrare partendo dall'alto, in questa frase. Tu fai come vuoi, nel senso non è che ti consiglio di fare così. Va benissimo se tu parti dal basso e l'importante è che l'andata sia tutta a plettraggio alternato. Salendo, cioè tornando indietro meglio, a me viene istintivo plettrare sempre verso l'alto. Seguire quello che è l'andamento delle corde. Quindi, visto che sali dal Mi cantino verso il Mi basso, allora anche col plettro mi viene istintivo di fare lo stesso movimento. Ha ammazzato lei quelle guardie? Sì. Mi scusi. Ok, è tutto. Te lo suono 5 minuti a 60 bpm e 5 minuti a 100 bpm, in entrambi i casi 3 note per ogni click. Poi nelle impostazioni del video clicchi sull'ingranaggio e puoi modificare la velocità, portarla a 75, 50, 25% o se sei ottimista la puoi aumentare, oppure puoi scegliere la tua velocità con il tuo metronomo. Ok, pronti via. Thank you.
Ok, 100 bpm. Ovviamente poi prima di ognuno di questi esercizi sarebbe da accordarsi e non ho dubbi che lo facciamo, no? Sempre. Vabbè, suoniamo. Thank you.
se l'avessi fatto avresti notato che c'è un'altra difficoltà in più, oltre ad applicare per bene tutte le varie tecniche, che è quella, soprattutto sui legati, di non farci scappare il ritmo, quindi l'andamento a tre note per click. Quindi evitare... Io per primo non sono stato precisissimo, questo è il motivo per cui non è il caso di esercitarsi a velocità molto elevate finché non hai la sicurezza di una precisione totale della tua esecuzione. Ok, anche per oggi è tutto. Allora, siccome a volte faccio più video assieme, poi li pubblico un po' alla volta, mi dimentico di dire tutte le cose. Se ti va di scrivere nei commenti se ti sei trovato bene, se ti sei trovato male, se ti va di correggermi dove mi posso essere sbagliato, mi fa piacere. Se vuoi, se ti piacciono questi video, puoi tirare una sgommata sull'iscrizione, campanello e Marco Ondivo Ondivondello. Ciao ciao!